Bene ragazzi, vi facciamo vedere come si fa l'aceto balsamico qui a Modena. Quello serio, eh. Adesso loro ci aprono questa porticina qua e ci fanno vedere l'acetaia di famiglia. Farà un po' caldino, saliamo in costume? Apriamo ufficialmente la giornata di oggi con la colazione. Siamo in un bar che si chiama Meno Moca, qui a Modena, con i muri tutti dipinti. Forse dovevo far riempire di crema pasticcera anche la mia, perché sembra super buona. Ma no! Mi sa che è strabuona, vero? Ah, e ragazzi, è riempita sul momento di crema pasticcera. Allora ragazzi, è mezzogiorno e nella giornata di oggi siamo stati dietro solo alla burocrazia, ragazzi. Beh, abbiamo anche smarcato una notevole colazione. Stiamo andando al mercato Albinelli, ragazzi. Poi si mangia. Vediamo cosa ha da offrire questo mercato modenese. Il giro al mercato è stato abbastanza fulmineo per due ottimi motivi. Il primo è che di fatto è un mercato come quello di casa nostra. Siamo a Modena, non siamo in Perù, per cui le cose che vendono sono più o meno le stesse. Il secondo è che non sapevamo, ma è vietato fotografare e filmare, e quindi non abbiamo potuto fare nient'altro oltre a quello che vi stiamo facendo vedere adesso. Andiamo subito all'assassino, pranzo. Ma prima qualche b-roll di cultura. Dentro a vedere. Era l'uscita quella, dobbiamo entrare da un'altra parte. Comunque in generale Modena la trovo molto passeggiabile. Dovevamo andare a mangiare ad Aldina. È mezz'ora che stiamo girando intorno ad Aldina. Non sta a piano terra, sta al primo piano. Bisogna citofonare, bisogna salire. Cioè, da fuori non si capisce che è un ristorante. Sembra di entrare di fatto in casa di qualcuno. Tortellini in brodo, tagliatelle ragù, lasagne verdi classiche. Lasagnetta per me e tortellini in brodo per me. Una cosa bella leggerina, giusto? La lasagna è sempre la lasagna. Voglio diventare un'esperta assaggiatrice di tortellini in brodo. Bolognesi, indignatevi perché sto mangiando a Modena. Che buono che era tutto, mi dispiace un casino di non aver preso il gnocco fritto, perché non possiamo andare avanti a gnocco fritto, colazione, pranzo e cena, ma... Tutto molto buono. Destinazione andare a comprare quello che ci siamo dimenticati a casa. Capatina da Decathlon, capatina da MediaWorld. Cosa mai vi comprerete da Decathlon e da MediaWorld? Il mio fondamentale tapirulan che mi porto sempre con me. E da MediaWorld il 46 pollici che mi porto sempre con me. Ragazzi, vi ricordate ieri che eravamo disperati, che non sapevamo che cosa fare? Beh, dei ragazzi super super carini, qui di Modena, ci hanno chiamato a visitare la loro acetaia di famiglia. Che profumo che c'è! Guarda che bella questa stanza. Intanto benvenuti, questa è la nostra acetaia in cui noi produciamo l'aceto balsamico tradizionale di Modena, che viene imbottigliato e certificato dal consorzio che abbiamo qui nel modenese. L'acetaia nasce agli inizi del Novecento, la mia trisnonna che ha cominciato la produzione di aceto ha ampliato l'acetaia raccogliendo le botti nella città, nei dintorni di Modena, da coloro che non riuscivano a stare dietro alla produzione. E in generale l'aceto balsamico è considerato qui a Modena come un grande asset, tanto che veniva dato in dote alle figlie dei nobili uomini per il matrimonio. Ma veniva dato in dote la bottiglietta, no, la batteria, sì. Ok. Le batterie di aceto, dove per batteria si intende un set di 6 botti, diciamo che hanno una capienza decrescente, si va da un centinaio di litri fino a 10-15. I legni che vengono utilizzati sono noce, ginepro, ciliegio, rovere e castagno. L'unico ingrediente che deve essere utilizzato il mosto cotto di uva portato a ebollizione, e quindi il mosto cotto viene utilizzato per produrre l'aceto, è l'unico ingrediente. Ma si fa in un solo periodo dell'anno? Una volta all'anno si procede con quelli che si chiamano i travasi, l'estrazione del prodotto finito e con il rincalzo delle altre botti. Metodo solera. Esatto. La sapevo anche questa! Una volta all'anno tu cominci a estrarre il prodotto finito dalla botte piccola e poi rincalzi. Ok. 10%.
Esatto, fino ad arrivare alla, alla botte grande in cui tu rimpingui con il mosco. Dalla badessa. Esatto. Se vuoi continuo io. Il motivo per cui sono così scure è perché l'aceto rilascia al legno. Giusto? Anche. E poi, perché sono antiche. E perché sono antiche. Ok. Queste sono le più giovani che abbiamo qui in acetaia e sono di inizi degli anni 80. E sono quelle che noi utilizziamo per la produzione di quello che si chiama aceto balsamico affinato. Minimo 12 anni di invecchiamento. Se tu vuoi cominciare una nuova batteria per la produzione dell'aceto balsamico tradizionale, il consorzio dirà ok, l'acetaia X sta cominciando una produzione il 3 di agosto del 2020. E da lì ti segna il tempo. Quindi vuol dire che prima di 12 anni a partire da oggi tu non puoi portare niente a imbottigliare al consorzio perché non rispetterebbe il canone. Certo. Quando tu cominci con la tua acetaia ti segnano ogni botte, su ogni botte c'è una, un'etichettina. Noi dobbiamo fornire la piantina dell'acetaia con l'esatta posizione di ogni botte. Quindi se loro vengono a fare un controllo e vedono che la botte numero 148 non è qui, giustamente è un problema. Non sembra, ma è anche un rischio per noi produttori spostare una botte, perché magari questa è qui da 40 anni, prende la luce sempre nello stesso modo e si rischia insomma di cambiare le proprietà organolettiche. Sì. E come mai ci sono questi piattini qui sotto? Le botti, essendo di legno, il legno si muove e quindi può esserci una perdita o un il movimento può causare queste perdite. Spesso alle batterie veniva dato un nome e il nome che gli veniva dato era il nome della persona che lo riceveva come, come dote. È proprio una, anche una passione che hanno avuto sia i miei nonni, sia sta continuando mio papà, di riempire un po' l'ambiente con vecchi strumenti contadini. Certo. Comunque parte della tradizione della campagna. La città si colloca nelle mansarde, comunque nei piani alti, perché appunto si sente di più l'escursione termica tra l'inverno e l'estate. Ha i soffitti molto alti, mentre come avrete notato le altre, essendo tutte delle mansarde o comunque dei solai, tendono ad avere dei soffitti un po' più bassi. Quando tu porti il prodotto per essere imbottigliato, lo porti prima all'assaggio. Noi portiamo là i fusti anonimi, c'è una giuria, maestri assaggiatori, che valutano il tuo prodotto in termini di colore, densità, tutti i cinque sensi, e ti danno una loro valutazione assegnandoti un punteggio. E nel caso in cui il punteggio sia sufficiente, allora viene approvato per l'imbottigliamento. Libro mastro dell'azienda. E tu già non lo vuoi profanare scrivendo? Io una dedica, un pensiero, qualsiasi cosa viene in mente. Faccio scrivere a te che hai la calligrafia decisamente migliore tra i due. Questa è una strategia che usano in molti. Allora, l'acidità chiaramente è molto spinta quanto aceto, e lì non mi potevo sbagliare. Sento anche delle note di agrodolce, non so come dire. Sì. Però si sentono anche dei sentori balsamici, quindi adesso lo aiuto io. Il legno si dovrebbe sentire? In base al tipo di legno, chiaramente l'aceto acquisisce delle proprietà diverse. Per esempio il ciliegio te lo fa diventare molto più dolce. Il rovere ti dà invece quella nota forte, il colore scuro. E questo qui che abbiamo assaggiato, come si dovrebbe utilizzare? L'utilizzo classico è sull'insalata. Quello da 25 anni, quello un po' più, diciamo, extra vecchio. Ok. Lo puoi usare anche con abbinamenti un po' diversi. Per esempio qui a Modena lo usiamo sulle fragole, sul gelato alla crema, sul risotto. Quindi questo qui è quello invecchiato 25 anni. Questo qui sì. No, questo qui è una bomba. È molto più denso in bocca, quasi cremoso addirittura. Sì. L'acidità a mio parere è un po' meno spinta. Sì. Ok. Sì. Sento sempre un po' di agrodolce nel fin di bocca, comunque un po' di dolcezza ce l'ha anche questo. E se devo dare un voto preferisco questo. Ma va. È stata un'esperienza super super carina. Vi lasciamo tutte le informazioni in descrizione, così se volete venire a trovarli sapete dove scrivere. Dove si va a mangiare stasera a cena? In un posto pego? Voglio sperare di sì. Destinazione trattoria da Danilo. Siamo un po' in ritardo ragazzi, ecco perché il fiatone. Grandi aspettative, consigliato sempre da voi, per cui vi prendete tutta la responsabilità, mentre noi ci prendiamo i meriti. A voi la responsabilità, a noi il cibo. Gira che ti rigira, su cosa siamo finiti? Ecco, prendo. Finché non ci allontaniamo dalle zone Parma, Bologna, Modena, Reggio, questo continuate a cuccarvi. Ragazzi, sono arrivati due piatti fotonici. A me una turbo gramigna alla salsiccia, ma mi ispira ancora di più il piatto che ha preso Franci. Tortelloni, ricotta e spinaci all'aceto balsamico. Non li avevo mai sentiti, sono molto curioso di sapere
di provarli. E visto che ormai siamo diventati degli esperti di aceto balsamico, quasi, ci voleva assaggiarli sui tortelloni. Che buono l'aceto balsamico. Hai prima l'impatto del dolce e dell'acido dell'aceto balsamico e poi c'è il ripieno salato, ricotta e spinaci ed è buonissimo. Sbrangatina onesta di parmigiano. Che bomba. Sto volando. Si fa rigorosamente a metà. Seconda sbrangatina onestissima di parmigiano. Ci sei andato giù piano. Se non lo mangio qua il parmigiano, dove lo devo mangiare? Ci sta l'aceto comunque. Sta piovendo, quindi vi salutiamo ora, perché poi... Perché poi ragazzi ci dimentichiamo di fare le chiusure. Questa clip che sembra fatta un po' a me davanti a una vetrina sotto la pioggia, la facciamo nel caso in cui ci dimenticassimo di fare la chiusura dopo. Se invece ci ricordiamo di fare la chiusura dopo, questa clip non vedrà mai la luce. E niente ragazzi, ci vediamo domani. Ciao!